Siamo qua con Pietro Figlioli, capitano del Sette Bello e uno degli assi della Sport Management. Purtroppo la rimonta non è riuscita, Pietro, perché avete perso 8-5 la data 9-8, però ci avete creduto, come dire? Sì, devo dire che sì, l'inizio era quello che era. Questo 4-0 un po' sì, serializzato, poi in realtà diventava 5-0. Devo dire che però sono contentissimo che abbiamo dimostrato momentaneamente di aver grinta e comunque carattere di poter riavvicinare una squadra che attualmente è una delle più forti in Europa. Logicamente c'è il dispiacere della sconfitta, però io sono molto realistico e onesto. Evidentemente la nostra squadra non è ancora pronta a affrontare certi tipi di avversari. Quindi manca ancora uno step. Sì, ma è normale nello sport, comunque prima che una squadra arriva a essere una grande squadra c'è tanto da lavorare. C'è da dire che quest'anno siamo 6 giocatori nuovi in questa società. Poi tu arrivi da Proreco, che comunque è un altro ambiente. Sì, è tutto un altro ambiente, un'altra storia, altro tutto, ecco. Però devo dire che comunque è un traguardo comunque importante per lo Sport Management, che non fino a mai fatto una finale. Tu sei abituato a tante finali, a tutto il Proreco, quindi può aiutarli a crescere. Sì, tante finali sì. Ogni finale comunque ha la sua storia, sembra una frase fatta, però è vero, è verissimo, cambiano le piscine, le situazioni, le pressioni, i giocatori, cambiano l'avversario sempre. Comunque uno dentro di sé deve capire anche come gestirsi di fronte a questa situazione, allora si diventa una cosa che uno può allenare, ecco. Però purtroppo allenando questo c'è solo un modo, si perde. Comunque si impara meglio alla fine perdendo che vincendo. Senti, adesso comunque la stagione è ancora finita perché c'erano le Finanze X e quella nazionale europea. Sì, esatto, sì, c'è ancora tantissima strada da fare. Già sabato questo abbiamo così di qua in casa e sabato prossimo andiamo a giocare, tra virgolette, diciamo, difendere il secondo posto in campionato a Brescia, che è altrettanto una partita impegnativa e importante. E poi Brescia gioca in Champions, sì, su altri livelli. Sì, assolutamente. Una grande squadra con tanta storia, giocatori forti, ogni partita però ha la stessa storia. Senti, voglio dire l'ultima cosa, tu sei un po' il globetrotter della pallanuoto perché giocate anche in Australia, vedi a provare in Italia, come la vedi qua la pallanuoto? Beh, la pallanuoto in Italia è storica, ma soprattutto in Europa. Ho sentito un mio amico l'altro giorno che mi ha detto che comunque in Australia ci sono grandi problemi economici, quindi devo dire che sono contento di essere in Europa e di poter partecipare, spero un giorno di poter ridare la pallanuoto. A me, grazie, in bocca al lupo. Credi, grazie a voi. Pietro Figlioli, volevo fare un saluto a LorenzoPardini.it, grazie.